Questo mi pare che presupponga un'efficienza della macchina statale che per adesso, diciamo, è un concetto un po' controverso. Le posso dire una cosa su questo? Noi pensiamo sempre alla macchina statale solo come l'hardware, quindi la parte fisica. Quello su cui stiamo puntando e su cui stiamo lavorando è un software che consenta di seguire il processo della persona. Un ragazzo che ha bisogno di formarsi, lo seguiamo passo passo, ma soprattutto gli permettiamo anche di formarsi durante il lavoro che ha trovato per fare carriera in quell'ambito di lavoro. E su questo ci investiamo 1 miliardo di euro all'anno, che è l'impegno che ho preso anche con le regioni italiane, e si basa tutto su un concetto. Se non poi partecipi ai doveri che hai sottoscritto con lo Stato, non fai parte del programma del reddito. Mi scusi, quindi chi ci entra ci deve entrare con la consapevolezza e poi ne uscirà con un nuovo lavoro e dovrà accettare la proposta che gli facciamo. Lei parla della possibilità di perdere questa possibilità se si rifiuta un lavoro. Qua il problema è che offerte di lavoro non mi pare ce ne siano molte. Ma bisogna perdere una cosa. Ha detto una cosa però. Ci sono una serie di calcoli. Allora, 6 milioni e mezzo probabilmente. Questa dà per scontate cose che non lo sono. 6 milioni e mezzo di persone ne hanno diritto. Ognuno deve avere 3 possibilità di lavoro. 18 milioni di offerte di lavoro filtrate. 6 milioni e mezzo di persone destinatarie del reddito in questo momento. Una buona parte di questi 6 milioni e mezzo è sotto la soglia di povertà relativa, ma lavora. Noi li aiutiamo a formarsi e a migliorarsi per avere un lavoro migliore o per fare carriera all'interno del proprio lavoro. 18 milioni di proposte di lavoro filtrate dai centri Poi, per l'impiego. Aspetti un attimo. L'altro tema che le ho detto. Dove sono voi direte milioni? I lavori dove sono? Noi l'anno prossimo pensioniamo con quota 100 centinaia di migliaia di italiani. Mi stanno chiamando le varie associazioni di categoria che mi dicono l'anno prossimo, per esempio, il mondo tecnico, e gli ospedali e le scuole sono disperati perché se ne andranno decine faremo di i concorsi. Migliaia infatti di medici, la ministra Buongiorno ha già predisposto un piano ospedali, per i concorsi. Non si può dire che non si possono mandare in pensione le persone perché ci sono disponibilità di organico. Abbiate pazienza. Allora andiamo per ordine. Parliamo di lavoro pubblico. Parliamo di pubblico e di lavoro pubblico. Mi scusi, parliamo di pubblico e di privato. Si va in pensione con quota 100 nel pubblico e nel privato. Si liberano posti. Non si ha la garanzia che poi vengano sostituiti. Io ho parlato con aziende grandi e medie, e alcune mi hanno detto, anche grandi aziende di Stato, che in alcuni casi applicheranno un rapporto di 1-3, ogni pensionato 3 giovani, perché uno a fine carriera ha un prezzo molto alto. Diciamolo così, mi sembra rispetto a un giovane. Ha già rivisto queste previsioni. Io accetto quest'area di sufficienza. No, non è sufficienza. Poi ci vediamo tra 2-3 mesi, 4 mesi e vediamo com'è andata, perché sono anni che mi si dice che le cose si possono fare. Io le voglio fare, abbiate pazienza. E qui c'è sempre, Franco, non ce l'ho con lei. Lei è una persona che giustamente mette in dubbio le ragioni dell'intervistato. Nostro, no. Sa che il presidente di Confindustria oggi ha detto, guardate, questi calcoli non stanno in piedi. Ma è il presidente di Confindustria. Posso dirle una cosa? Il modello lavorativo di questa Confindustria, e non è un'offesa, è quello che dicono sempre, è il Jobs Act. Ok, io sono dall'altra parte. Luigi Conte. Dall'altra parte della barriera. Tra l'altro, non voglio